Fra qualche giorno sarà Pasqua. Che cosa ne pensate di creare delle uova di carta tutte colorate utilizzando i pattern e tagliarle e divertirci con i nostri bambini, i nipotini, per passare delle ore in compagnia e decorare la casa in allegria? Vediamo come realizzarle utilizzando i pattern e altre funzioni di Illustrator e una fustella che andremo a generare, a stampare e poi tagliare con la nostra stampante laser. Seguitemi! Iniziamo creando dei riempimenti pattern. Io ho deciso di iniziare con un riempimento a righe, faccio quindi una riga, un rettangolo e vado a prendere la finestra dei campioni. Il mio suggerimento prima di iniziare a lavorare è sempre quello di far diventare i colori di base di Illustrator dei colori globali e per farlo con un solo clic potete selezionarli tutti, andare nel menu laterale, selezionare la funzione opzioni campione, mettere la spunta su globale, così in ogni momento avrete la possibilità di cambiare il colore senza dover cambiare a mano gli elementi che avete colorato. Inizio per esempio con una gamma sui colori del giallo e dell'arancio e ad esempio facciamo questa di questa tonalità, poi duplico trascinando col tasto Alt un altro rettangolo e lo faccio giallo. Posso anche decidere che l'altezza delle mie righe non devono essere tutte uguali e quindi magari ne faccio una più alta, una più bassa. Questa qui la voglio fare più alta, quindi sposto un pochino in giù i miei rettangoli, quindi questo lo faccio più grande, vado a far così. Poi prendo questi tre, aggiungiamo ancora un colore, facciamo ancora un rettangolo trascinando con l'Alt, facciamolo stavolta di un colore più scuro e decidiamo che questo è il nostro riempimento pattern. Quindi possiamo selezionare questi rettangoli, trascinarli nella finestra dei campioni e avremo subito a disposizione il nostro primo riempimento. Creiamo un rettangolo grande tutto il foglio, andiamo a riempirlo con il nostro pattern e da questo momento avremo un riempimento fantasia. Vi ricordo che in struttura non si vede nulla perché è solo un calcolo che Illustrator sta facendo. Adesso dal menu oggetto sotto trasforma possiamo gestire tutto quello che riguarda questo pattern, la rotazione, la riflessione, il ridimensionamento. Quindi se decidiamo per esempio di ridimensionare le nostre righe, togliamo la spunta su trasforma oggetto e utilizzando le percentuali della opzione uniforme, ridimensionamento uniforme, scegliamo delle percentuali di ingrandimento e riduzione della nostra riga. Possiamo fare delle righe molto sottili, possiamo fare delle righe molto grandi, a seconda della percentuale che andiamo a mettere. Io adesso scelgo un 50% che rispetto alle righe originali è più sottile e poi decido anche di ruotare questo riempimento. Quindi vado su oggetto trasforma rotazione e scelgo per esempio un'inclinazione di 30 gradi. E ho fatto il mio primo riempimento. Posso anche duplicare questa tavola di disegno prendendo lo strumento tavola di disegno di Illustrator, la sposto qua di fianco e tenendo schiacciato il tasto Alt, duplico la tavola di disegno. Se volete potete fare un altro pattern modificando questo, ma possiamo anche prendere questo riempimento pattern e divertirci con la rotella della ricolorazione di grafica, questa, che ci permette con un solo clic di cambiare posizione alle nostre palline disposte sull'iride e come vedete in pochissimi secondi fare dei pattern alternativi con dei colori alternativi. Ora l'idea sarebbe quella di fare dei pattern tutti colorati, quindi decido di farli per esempio un'alternativa con le righe blu, verdi in queste tonalità. Posso anche decidere di sganciare la catenella e colorare alcuni verdi di tonalità diverse. Come vedete, ho il controllo di dove sta andando questa pallina. E questo strumento è veramente potente, ci sarebbe bisogno di approfondirlo, ma per adesso mi va bene così. Quindi chiudo questa finestra e ho il mio secondo pattern. Illustrator si è anche preoccupato di salvare il mio pattern, così posso averlo all'interno della mia libreria dei campioni. Procedo in questo modo, creando quindi pattern a righe, pattern a pois, oppure ne facciamo ancora uno. Vado ad aggiungere una tavola di disegno stavolta vuota, eccola qua. E qui vado a creare un pattern utilizzando magari una forma floreale, quindi vado a fare un riempimento con un colore rosa e vado a utilizzare per fare qualcosa di originale la nuova funzione di ripeti radiale. In questo modo vado a duplicare i petali di questo fiore ipotetico, vedete? Duplicandoli più volte vado a aumentare e diminuire il numero di petali e la cosa interessante è che io posso allontanarli, avvicinarli, posso incastrarli perché se si avvicinano si
sovrappongono, quindi si creano dei giochi di incastro, e quando queste figure sono una sopra l'altra, magari aggiungo anche una linea così vedete bene dove finisce una figura, dove comincia l'altra, posso decidere di espandere questo disegno per ottenere le figure che lo compongono, vedete? E utilizzando la finestra di elaborazione tracciati, finestra elaborazione tracciati, posso ad esempio forare la mia figura e utilizzare questo elemento per fare un ulteriore pattern. Quindi decido che questo è il pattern, lo trascino di nuovo nei campioni e questa volta lo utilizzo per riempire questo altro foglio. Facciamo così. Vado a cliccare sul pattern che ho appena creato e di nuovo vado a scegliere una trasformazione di ridimensionamento, e dove lascio il rettangolo grande e vado a rimpicciolire i miei elementi. Se voglio creare degli incastri diversi rispetto a questo qui molto lineare, posso anche andare nel menu oggetto, sotto pattern, modifica pattern, si apre la finestra con le opzioni del pattern e qui io posso decidere di incastrarlo in modalità per riga, per colonna o ad esagono per andare a sormontare e creare quindi delle fantasie molto più complesse che mi permettono di creare effetti molto particolari. Proviamo ad esempio questo riempimento fantasia e qui c'è anche un'iconcina che mi permette di muovere la piastrella del mio esagono per fare in modo che i miei pattern vadano ad accavallarsi in modo maggiore o minore rispetto alla mia decisione. Quando abbiamo scelto la nostra soluzione ideale, possiamo schiacciare la freccina in alto a sinistra e abbiamo il nostro riempimento fantasia. Procediamo in questo modo e creando dei pattern diversi. Io qui ho creato anche dei pois di vario colore. Possiamo creare adesso e stampare dei fogli che saranno i nostri pattern. Prima però dobbiamo disegnare le nostre fustelle. Quindi ci posizioniamo su un foglio pulito e andiamo a disegnare le nostre fustelle a forma di uovo. La nostra fustella di fatto non sarà altro che un'ellisse, che andiamo adesso a riempire di un colore nessuno, bianco per esempio, giusto per avere una linea di contorno visibile, la facciamo rossa. Diamo per esempio delle misure a questo ellisse, diamogli le misure di un, facciamo un cerchio di 60x60 mm, ok. A questo punto con la freccia bianca andiamo a posizionarci nella maniglia in alto al nostro cerchio, al nostro ellisse, e andiamo a aumentare l'altezza. Quindi questa potrebbe essere la fustella che in questo momento utilizzeremo per tagliare le nostre uova di dimensione 67, ma facciamo addirittura, facciamole di tre misure, facciamo quelle da 70, poi facciamo quelle da 80 mm e poi facciamo quelle da 50 mm. Così decidiamo di fare tre misure di questi ovetti colorati. Adesso io vorrei utilizzare queste tre sagome per creare una fustella di taglio, in modo che io posso andare a tagliare le nostre uova sul foglio di carta. Quindi vado a posizionare per esempio il nostro ovetto di carta in questo modo, e per avere la maschera di taglio che voglio utilizzare ovviamente sui fogli che andrò a stampare, terrò questa maschera solo su un foglio e poi stamperò il foglio davanti e dietro. Quindi per esempio posso fare una cosa di questo tipo: dare al mio uovo di Pasqua, al mio uovo, un colore di riempimento nessuno, il filetto lo facciamo molto sottile proprio perché così non si deve vedere quando lo tagliamo, lo facciamo 0,5 e lo facciamo magari di un grigio scuro, prendiamo questo, okay, giusto per avere un punto di riferimento. Mettiamo queste uova, duplichiamole una di fianco all'altro e per duplicarle vi faccio vedere ad utilizzare la finestra del menu effetto, ci spostiamo leggermente qua, effetto, trasforma, sapendo che quella più larga è larga 57, quello che era, fammi vedere qual è larga questa qui, è largo 55 il mio uovo più grande, quindi la distanza ci staranno più o meno tre uova su questo foglio. Vado a dirgli effetto, trasforma, e decidiamo di spostarci quindi in orizzontale di 55 mm. Vedete, così sono, però le uova sono attaccate, quindi spostiamoci per esempio non di 55 ma di 60, e Illustrator mi fa una copia del mio uovo.
Posso anche duplicare quelle grandi, poi quelle piccole, poi quelle più piccole in modo differenziato se preferite, in modo da ottimizzare gli spazi della carta e non avere degli sprechi. Possiamo fare anche così. Allora facciamo, duplichiamo questo grande con il menu distorci e trasforma e facciamo trasforma con lo spostamento di 60 in orizzontale e vediamo di fare più copie, quindi decidiamo di fare due copie. Ok, ce ne stanno effettivamente due e va bene. Poi facciamo la stessa cosa con questo uovo, mi avvicino così lo vedete meglio, è largo 49 praticamente, quindi gli diciamo ancora distorci e trasforma, facciamo, se faccio 50 in orizzontale ovviamente viene attaccato, ma se gli dico 52 giusto per avere più spazio, 52, e poi faccio delle copie, stavolta ne facciamo 3 non ci stanno, ma sì, ci stanno se sposto leggermente l'uovo da quella parte, vediamo un po', possiamo anche avvicinare, facciamo 51, ok, e poi spostiamo l'uovo. Che cosa sta succedendo in struttura? Non esistono le uova che io sto creando, perché Illustrator è semplicemente in fase di calcolo con l'effetto di duplicazione di questo tracciato. Quindi di fatto la caratteristica interessante è che io disegno un solo tracciato e le altre sono delle copie che non esistono. Questo mi permette, se avessi bisogno di fare delle modifiche, di ripercuoterle su tutte le copie, cosa che adesso non ci interessa fare. Questo uovo è 34,929, per cui facciamo 35. Duplichiamo anche questo sempre con l'effetto distorci e trasforma, facciamo una distanza di 40. Ok. E qui possiamo dire che ci stanno 4 copie, vediamo, anche di più, per cui facciamo lo spazio di 40, vediamo. Benissimo, direi che anche di meno, perché così la laser di solito ha bisogno di un po' di spazio ai lati per stampare, quindi facciamo così. E quindi in questo momento abbiamo 3 uova che però formano la nostra duplicazione degli oggetti. Utilizzeremo quindi queste maschere, che adesso io vado a copiarmi sui fogli che vado a stampare, quindi faccio copia. Ovviamente li incollerò solamente su alcune maschere, ad esempio adesso incollo su quella gialla e poi li incollerò su quell'altra di un altro colore, così avrò come riferimento solamente un lato della carta stampata. Facciamo così. Se avete paura di non vedere bene le maschere potete anche dare un bordo più scuro se non vi fidate, così si vede bene. Poi questo lo posso, vedete, in ogni momento spostare questo gruppo, per cui posso stare all'interno. So che la mia stampante avrà dei margini, posso anche ottimizzare di più gli spazi, vediamo di fare una copia per esempio ancora di ovetti piccoli, così avremo più fogli stampati. Tengo schiacciato alt sul contorno dell'uovo e lo trascino. Allora, siccome mi dà fastidio tutte le volte che si sposta lo sfondo lo posso bloccare facendo oggetto blocca selezione, così qualsiasi cosa succeda lo sfondo non si muove, e trascinando con l'alt faccio una copia delle mie uova piccole qua sotto. In questo modo ho cercato di coprire al massimo la carta con le uova grandi, con le uova piccole. Ecco, ho quasi finito, ho realizzato dei pattern, alcuni con le tonalità dell'arancio e del giallo, altri con il verde e blu, giallo, oppure con il magenta, quello che abbiamo visto prima. Me ne manca uno con le tonalità dell'azzurro, quindi colgo l'occasione per farvi vedere come creare un pattern utilizzando una linea alla quale diamo uno spessore, per esempio, di 12 punti e andando nel menu effetto sotto distorci e trasforma zigzag per ottenere una linea ondulata. Come potete vedere qui possiamo aumentare e diminuire gli zigzag, ma se mettiamo il pallino su arrotonda possiamo scegliere di fare la linea arrotondata con l'ampiezza delle onde che vogliamo, con la quantità di onde che vogliamo, e io ad esempio vorrei fare una cosa di questo tipo, vorrei fare una linea azzurra, poi la duplico trascinando con l'alt e ne voglio fare un'altra di una tonalità blu, e poi ne facciamo ancora una e ne facciamo invece con la tonalità di un azzurro diverso,
e magari possiamo cambiare anche lo spessore, così possiamo simulare proprio un riempimento che cambia anche di spessore. La prima la facciamo una via di mezzo, teniamo selezionati questi tre elementi e andiamo di nuovo a fare il pattern. Stavolta lo facciamo dal menu pattern crea, dal menu oggetto pattern crea. Si apre una finestra che mi fa vedere subito l'anteprima di come sarà il mio pattern e qui possiamo di nuovo decidere se vogliamo fare degli incastri per linea, per mattoni o per esagono, per cui se vogliamo creare un pattern molto intrecciato possiamo anche sperimentare ad esempio la possibilità di avvicinare, vedete, gli incastri delle linee fra di loro, creare quindi un gioco di intreccio vero e proprio. Oppure possiamo scegliere la modalità invece per mattoni o per riga o lasciarli semplicemente in griglia. Anche con la modalità in griglia possiamo decidere di allargare o avvicinare i nostri pattern. Possiamo provare a vedere cosa succede a utilizzare questo tipo di riempimento. Possiamo avvicinare e allontanare le nostre righe in verticale e possiamo confermare questa scelta. Quindi sposto un attimo le mie righe e vado a riempire anche questo foglio con un rettangolo che stavolta riempiremo con questo pattern che Illustrator ha nel frattempo salvato all'interno della nostra finestrella e dei campioni. Togliamo la linea di contorno che non mi interessa, possiamo anche cambiare come abbiamo fatto precedentemente la... E ricordatevi che per evitare questo problema dobbiamo andare a dire alla finestra di trasforma che vogliamo trasformare solamente l'oggetto, quindi dal menu finestra trasforma andiamo a selezionare trasforma solo oggetto in modo che muovendo il nostro rettangolo si muova solo il nostro la nostra forma esterna. Non mi piace l'aggiuntura che ho all'interno di questo pattern e quindi vorrei sperimentare un altro tipo di effetto. Cosa posso fare? Posso prima di tutto andare a modificare di nuovo il pattern facendo pattern modifica pattern e quindi decidere che anziché la forma della striscia posso per esempio andare a selezionare il mio elemento qua e andare a decidere che la mia piastrella non è questa ma ad esempio è più corta. Ecco, per esempio andare a fare in modo che la giunta cade dove c'è la curva, per cui posso fare una cosa di questo tipo e ottenere quindi una perfetta ondulazione. Diciamo che questa è la soluzione che voglio, confermo e ho il mio riempimento a onde. Poi non mi piace molto lo sfondo bianco, quindi metterò sotto un rettangolo, visto che tra una linea e l'altra c'è lo sfondo trasparente, voglio mettere sotto un colore tinta unita e scegliamo un azzurro, ma con la percentuale molto bassa, quindi facciamo un azzurro al 20% e posizioniamo questo rettangolo sotto. E questo è l'ultimo pattern. Vado a stampare e vediamo il risultato fra poco. Ecco, ho stampato i miei pattern. Come potete vedere, li ho stampati davanti e dietro, in modo che ogni uovo di Pasqua abbia il suo riempimento davanti e dietro e da una dei due lati si vede che c'è la fustella. Adesso mi farò aiutare da qualche nipotino o qualche vicino di casa per tagliare queste uova di Pasqua e poi vi farò vedere il risultato ottenuto. Ora ho tagliato le uova che ho stampato, come vedete i vari ovetti sono stampati davanti e dietro. Ora non dovete fare altro che mettere 4 al massimo 5 foglietti uno sopra l'altro, piegarli nel mezzo, piegarli a metà e con un punto metallico fare in modo che il vostro uovo rimanga agganciato. Quindi vado a graffare in due punti il mio ovetto. In questo modo tutti i foglietti saranno uniti e ora devo solamente andare ad aprire i vari, chiamiamoli petali, del nostro uovo. Eccolo qua, il nostro ovetto che si è creato, io ne avevo già anche un altro pronto e quindi ora posso fare un cestino con delle uova colorate, posso appenderle con un filo e decorare la mia casa per Pasqua.
Spero che questo tutorial sia stato utile per imparare a usare alcune funzioni di Illustrator e che sia divertente e che permetta di passare delle ore liete con i vostri bambini e nipotini e giocando ed imparando. Buona Pasqua a tutti! Ah, dimenticavo! Se siete così pigri e non volete costruire la fustella di Illustrator, ve la lascio qua sotto, quindi troverete il link per scaricarla. Dovete solo creare il pattern e stamparlo. E poi ovviamente non dimenticatevi di mandarmi la fotografia con le vostre uova. Non vedo l'ora di vedere cosa avete creato. Buona Pasqua a tutti e buon divertimento. Ciao!